Buongiorno, oggi parliamo sempre di Rinaldo Gardini, però sulla sua passione che ha, come ha iniziato il suo girovagare sulle montagne. Ecco, parliamo un po' di botanica e parliamo dei fiori. Ecco, volevo farvi vedere un fiore un po' particolare che Rinaldo Gardini aveva fotografato nelle sue escursioni. È una genziana bianca. Particolare molto interessante questa forma di albinismo. Ecco, lui ci ha trasmesso anche questa passione. Io ieri in una escursione che ho fatto qui nella zona di Cortina ho avuto la fortuna di trovarne, erano quattro, non tutte assieme, però bianche lo stesso associate a quelle blu. Queste genziane di Koch, molto molto interessanti. Le possiamo vedere? Un attimo solo per... Con queste tecnologie, ecco, vi faccio vedere quello che ho fotografato con il telefono, questa genziana bianca assieme a tutte le altre blu. Questo è particolare proprio, molto bello, molto interessante. Questa è un'altra con colorazioni un po' diverse. Ecco, sempre nella mia escursione di ieri pomeriggio ho avuto la fortuna di trovare anche il famoso rododendro bianco che aveva segnalato sempre Rinaldo Gardini ancora forse 80 anni, 80 anni fa. Ecco, continuando, eccolo qua. Non è proprio bianco bianco, ma è rosa, molto molto chiaro, insieme a tutta la distesa di rododendri che ci sono su questi prati, su queste rive, su queste praterie. Molto interessante, sono delle cose che bisogna guardare, osservare, senza guardare il tempo che ci si impiega per fare un'escursione, ma ammirare questi fiori molto belli che ci offre la nostra natura qui nei dintorni di Cortina.